Le amministrative si avvicinano. Come si presenterà il centrodestra? Quale potrebbe essere il profilo del candidato sindaco e chi? Noi di Ravenna Web TV lo abbiamo chiesto direttamente ad alcuni esponenti del centrodestra ravennate. Come si dovrà presentare il centrodestra alle prossime amministrative del 2011? Con idee e proposte concrete per il territorio, passando dal sociale, passando dal rilancio dell'economia, della politica commerciale, del turismo e dell'industria. Io credo che questo territorio sia un territorio che comincia a accusare in modo più forte che negli anni passati la crisi, e la politica deve trovare situazioni e soluzioni concertate in modo responsabile per far sì che la nostra città possa avere un barlume di ripresa. Il centrodestra credo che sia un obbligo per i partiti che si riconoscono nel centrodestra presentarsi compatti, quindi possibilmente tutti uniti. Poi vedremo, io spero che gli egoismi di ognuno finiscano contro la necessità di riuscire veramente a creare a Ravenna un'alternativa a questa sinistra che ci malgoverna da troppi decenni. Quindi l'appello che mi sento di fare è quello a ognuno di fare al limite un passo indietro sugli egoismi sia personali che di partito, per portare l'opera di tutti quanti nella battaglia comune di battere le sinistre qui al potere. La cosa migliore sarebbe che il centrodestra si presentasse unito, ovviamente. È chiaro che noi come UDC abbiamo un problema che è duplice, e da un lato è quello della nostra convivenza con la lista civica e del nostro appoggio alla lista civica, che ormai è una tradizione dalla quale sicuramente non ci discosteremo. E dall'altro ci sono i rapporti con tutto il centrodestra, e questo è influenzato molto da ciò che succede a livello nazionale. Il centrodestra alle amministrative comunali si dovrebbe presentare lanciando proposte nuove, riuscendo secondo me a catalizzare quella che è la voglia di cambiamento, quella che è la voglia di novità. Pochi concetti ma molto chiari. Solitamente la politica cerca più le alleanze, le strategie che sono molto, diciamo, sul piano numerico e strategico, e poco secondo me anche sul piano innovativo. Deve presentare una coalizione la più larga possibile, capace di intercettare anche settori di elettorato tradizionalmente non di centrodestra. Insomma, dovremmo riuscire a mettere assieme tutta la non sinistra per cercare di strappare a Fabrizio Matteucci la guida della città. Che profilo dovrebbe avere il prossimo candidato sindaco? Ma questo è sempre stato un dilemma, non solo di questa tornata amministrativa che tra un po' vedrà interessate le forze politiche di Ravenna, ma ha riguardato anche le precedenti tornate elettorali. Io credo che la domanda sia mal posta. Il problema non è il profilo del candidato sindaco, ma intorno a quali idee e a quali progetti per la città il centrodestra può coinvolgere le persone e gli uomini affinché si facciano portatori di quelle idee e di quei progetti. Profilo è un po' difficile, deve essere comunque una persona, io spererei che venisse fuori un candidato della società civile, ma mi rendo conto che è estremamente, estremamente difficile, perché a Ravenna, come tutti sanno, esporsi costa parecchio, non è ininfluente, quindi se uno viene da un'attività imprenditoriale e si schiera con il centrodestra contro l'amministrazione di sinistra, è ovvio che ha parecchi timori, più che fondati, aggiungo io. Qui comunque deve essere una persona che sia credibile, pulita, che sia una faccia spendibile, ecco, per la città. Se riuscissimo a identificare un candidato unico da appoggiare, il profilo dovrebbe essere il profilo di una persona che riesca ad emergere non tanto come professionalità e come anche come personalità, come capacità, perché questo probabilmente sarebbe una persona individuabile e forse esisterebbe già anche fra i nomi che sono stati fatti. Dovrebbe distinguersi per rappresentare una novità e per andare ad attingere da bacini che fino ad oggi non sono stati raggiungibili, e questa sarebbe la cosa che potrebbe fare la differenza. Il profilo deve essere di chi crede in questa voglia veramente di cambiare, quindi deve essere un percorso condiviso da tutti coloro che nel centrodestra hanno fatto una scelta politica, o anche da coloro che intendono dare un proprio contributo alla città, e un contributo che sia fuori dagli schemi tradizionali. Il centrodestra deve riuscire a dare questo tipo di indicazione, quindi
non direi tanto il candidato, ma i candidati che vogliono seguire questo percorso. Deve essere non per forza il candidato civico di cui sempre si parla, deve essere una persona che conosce i problemi della città, che conosce la macchina amministrativa. Conoscere la macchina amministrativa è molto importante nella gestione quotidiana del lavoro di un sindaco. Deve essere una persona specchiata, sulla quale non ci sono dubbi, che abbia una sua rispettabilità in città, ma anche non c'è nessun problema se questa persona fosse una persona proveniente da un partito e dunque tradizionalmente nota per una posizione politica. Avresti in mente un nome? Come ho già detto, il problema non è dei nomi, ma dei programmi e delle idee. E, come ho già avuto modo di dire in diverse occasioni, il centrodestra su questo è stato carente negli ultimi decenni, non ha mai saputo elaborare un progetto alternativo di città credibile e spendibile per i ravennati. Sotto questo aspetto, ribadisco quello che ho detto nelle interviste che mi sono state fatte in questi giorni, disponibili a dialogare con le forze di centrodestra, con la Lega Nord, con l'UDC di Pier Ferdinando Casini, con tutti coloro che vogliono cambiare e creare un'alternativa al monopolio quarantennale del PCPDS-DS Partito Democratico. Nel caso in cui questo dialogo su programmi concreti, sulla politica dei programmi e non su una politica urlata, dovesse trovare un riscontro, disponibili a confrontarci. Diversamente siamo pronti a correre da soli con le nostre idee, con i nostri uomini, con i nostri programmi. Da questo punto di vista sono assolutamente disponibile a farmi carico dell'onere più che dell'onore di fare il candidato sindaco per Futuro e Libertà. Io ne avevo proposti diversi di quelli della società civile al mio partito. Credo che abbiano fatto dei sondaggi, però allo stato attuale delle cose non credo che ci siano dei nomi, lo dico purtroppo, ecco, perché secondo me alcune persone avrebbero fatto veramente una bella figura e forse sarebbero state apprezzate anche da persone, anche da ravennati che magari precedentemente votavano per altri schieramenti. E lei? E lei si vedrebbe come candidato sindaco, insomma, lei si sentirebbe una risorsa anche in questo caso a favore del partito per rendersi disponibile? Ehi, domanda un po' difficile. Io, se il partito lo chiede unito, posso pensarci. Se mi fosse chiesto di uno sforzo di questo tipo, io non nascondo che in alcune circostanze, in alcune situazioni mi è stata fatta questo tipo di richieste. Io ho sempre detto che non è importante chi, diciamo, dovrà portare avanti questo percorso, ma capire quali sono le persone che ci credono. E quindi la politica deve riuscire a fare questo sforzo. No, io un nome non ce l'ho, un nome ne sono sentiti tanti e fra i nomi che si sono sentiti sono sempre emerse delle personalità importanti, interessanti e anche rappresentative. Ciò che manca ai nomi che sono stati fatti, che qui non ripeto ma sono ormai conosciuti, è proprio questo, la capacità di andare a tingere a quei bacini diversi dal comune, dal solito, che potrebbero rendere possibile una svolta. Io sarò una risorsa disponibile, mi è anche stato chiesto se sarei stato disponibile a candidarmi come sindaco. Questo no, non credo sia il caso, anche se me lo chiedessero potrei farlo. Sarò sicuramente una risorsa disponibile e il mio obiettivo è di entrare in consiglio comunale, di candidarmi e quindi come UDC e come lista civica, quindi come lista per Ravenna, nella quale sicuramente confluiremo e che sicuramente appoggeremo, sicuramente sarò una risorsa disponibile. Darò tutto, non sarà importante il risultato, sarà importante l'apporto da dare al partito e alla lista. Io ritengo che in questo momento una persona ottima per una candidatura a sindaco sarebbe il capogruppo del Popolo della Libertà in Consiglio Comunale, Eugenio Costa. Qualora la coalizione, qualora il mio partito me lo chiedesse, se si ritenesse che io fossi una persona che risponde ai requisiti che ho spiegato nella prima domanda, potrei anche accettare.